Io sono Viola dell'Inna Cantina Sound, gli altri sono momentaneamente impegnati a cantare. Siamo qua. Dove siamo? Vicino Perugia, in Umbria. Se sei un mozzarellone, te devi mettere un chilo di protezione. Se non te passa l'ustione, te cuciniamo come un peperone. Se non te metti la crema, stasera strilli se te toccano la schiena. Se no te lasci il maglione e te la canto io qual è la soluzione. Allora, bella a tutti, noi siamo Inna Cantina Sound di Roma, nasce nel 2010. Eravamo io e quest'altro ragazzo particolare alla mia sinistra. No, aspetta, chiappalo perché non mi ha finito. Ma dai, ma che cazzo te frega? Ma fa? È un ragazzo particolare, se vuoi dire. Beh, sei particolare. Ma sì, ce l'hai del problemi. Ma quando te piace il furciolone, a sta supino per due ore, poi il grondine sudore, a batta mette sotto l'ombrellone. Con l'idea che tutto il mondo detenge. Ciao a tutti gli amici di Zion Net, noi siamo gli Inna Cantina Sound, ovvero soltanto la parte vocale degli Inna Cantina Sound, e poi ci sono altri compagni che stanno a Roma. Noi oggi qui siamo in Umbria. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati presentando il nostro nuovo album Piano Terra. Bombo cazzo. Che Pupa Jimmy vi esplica in poche parole. Beh, Piano Terra, innanzitutto buonasera a tutti. Piano Terra è il nostro nuovo album che è uscito proprio adesso, 23 giugno. Questo si taglia. Comunque parliamo di tanti stili mischiati insieme al reggae, che è la nostra cosa di cui siamo molto convinti, proprio perché appunto noi siamo la faccia di una band di altre 6 persone, quindi tastiere, chitarra, batteria, basso, eccetera eccetera, quindi tutte persone poi in verità che hanno loro gusti musicali. E noi due principalmente siamo appassionati di reggae. La fusione è reggae con delle, insomma, suggeritemi te. Io ascolto reggae con delle influenze musicali diverse che vanno dal funky al soul, all'hip hop, un sacco di stili mischiati insieme che poi alla fine fanno il nostro sound senza, diciamo, una catalogazione molto forte. Siamo convinti che appunto Piano Terra è un po' il punto dove ci troviamo adesso, dopo aver percorso qualche gradino, cioè alla fine suoniamo da 5-6 anni, però sempre coi piedi ben fermi per terra, ben consci della realtà musicale che ci circonda soprattutto. E allora, fratelli, veniteci a sentire tutti quanti, non lo so, quando è possibile. Beh, adesso siamo al piano terra, se magari ritardi un po' arriverà che stiamo al primo piano, comunque ci avrà sempre la possibilità di ascoltare tutti i nostri pezzi. Abbiamo un sacco di piattaforme dove in qualche modo cerchiamo di esprimerci. E Viola le dice... iTunes, l'album sta su iTunes, Spotify, fra poco su YouTube. È uscito il nuovo video col Piotta il 6 giugno, il 9 giugno, oggi, primi di giugno. Nivea su YouTube, che fa parte dell'album, però c'è un video molto figo, andatevelo a vedere. Insomma, Piano Terra è anche un imperativo che dice alla terra vai piano, con tutto questo sviluppo. Questo l'ha detto mia mamma, non so parole di dirmi. Questo sì, suggerimento della mamma di Viola direttamente da Grosseto, big up. E insomma, Piano Terra troverete più o meno tutta Inna Cantina Sound, nella nostra massima espressione anche della nostra romanità, che è da dove nasce tutto, dove nasce il progetto, il Roma. Piano di conquista della terra. E diciamo da un messaggio che in qualche modo possa veramente cambiare un po' il Lazio, Roma, l'Italia, l'Umbria magari. Un messaggio positivo. Un messaggio positivo, un messaggio costruttivo soprattutto. Senti che tramba sto pezzo e scalda che settimana bianca. Importante sono anche i featuring che ci stanno in mezzo, da Brusco al Piotta, Adriano Bono, Silo e Virtus. Insomma, Brusco e Piotta e Adriano Bono sono quelli che di cui siamo molto contenti, anche perché sono le persone che ci hanno fatto iniziare ad ascoltare questo genere che è il reggae, insomma. E, Piano Terra, anche perché, come dicevo prima, il nostro piano di conquista della terra, ovviamente sempre in modo scherzoso e carino. E, il messaggio appunto con Fuori c'è il sole, penso che
per quanto mi riguarda è stato espresso abbastanza bene, di positività verso tutti quanti, verso le persone, di credere un po' in quello che fanno, perché alla fine se uno ci mette tutto se stesso dentro una cosa, alla fine funziona, cioè c'è posto veramente per tutti. Non voglio che siano banalità il violino sotto. Perfetto. E, grazie Pupa Jimmy, grazie Pupa. Perfetto, un abbraccio e un bacione a tutti gli amici di Zionet Radiofonica. Big up in a Cantina Sound, Jimmy, Yentu, Viola, Piano Terra. Yes I. In la cantina, cioè questa è proprio in pista con la Nivea. Io a questo punto chiederei una sponsorizzazione, perché di questi tempi poi. Sopra la banca, la capra campa, sotto la banca, la capra crepa, noi sotto la banca, sotto la banca, in un mare che vende fino a Montego Bay. Quando stai con lei, stai senza pensieri, che cosa ti manca? Zero problemi. Nivea bianca, blu cielo, pallone, Nivea scrivo sulla pelle il tuo nome. Amore da ustione, da Messico in nuvole, una piantagione di passioni da mietere. Se l'etta rimanda, la senti che tramba, sto pezzo riscalda, che settimana bianca.